Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video delle origini. Perché c'è la mia faccia qua? Perché vi devo spiegare alcune cose. In questi giorni non sono stato qua a Pisa, sono stato via, fuori da Pisa, al lavoro, e ho detto, mentre ero sul treno, mentre tornavo a Pisa oggi, mettiamo dei meme, diciamo, chiamiamoli così, dove dicevo alcune cose delle origini. Vediamo un po' come la gente risponde. Ed è venuto fuori un po' di cose, quindi andiamo a leggerli, per favore, perché è bello. Eccoci qua sul canale più bello di sempre e, come vedete, nella sezione community, che in tanti non guardate, però dovreste guardarla, ho messo un po' di meme. Iniziamo dal primo. Questo qua, con il bellissimo palloncino Mino, la scritta che viaggia a velocità luce, con scritto "ma la origini", la più grande domanda degli ultimi anni, e Mino non viene scalfito per dire tipo... Forse la stiamo scrivendo l'ultima puntata dell'origine, quindi ci vuole un po' di tempo, però, quindi andiamo a vedere i commenti. Hashtag origini, giusto. Non l'ho capita, però penso che fra poco esce l'origini. Hashtag tortini, giusto. Hashtag origini tutta la vita, giusto. Anche a me non è chiaro, però so per certo che o ci sarà un episodio... O ci sarà un episodio delle origini, oppure non ci sarà più. Faccina triste. No, questa è giusta, perché è vero, è da una settimana, questa due, che non esce l'origini, quindi ci sta una faccina triste. Questo credo sia, guarda, cuoricino. È il commento più sensato. Quindi non farai più l'origini? Non l'ho detto. E neanche lo penso. Però il prossimo sarà l'ultimo episodio, quindi... Io non capisco, ma si dovrebbe uscire l'origine, credo. Mi fate sta bene. Mino, io guardo le avventure di Null, non le origini. Perciò, ehi, stai tranquillo. Giusto. E questo era il primo... Quindi io spero voi abbiate pazienza, ma ce ne sono altri due e tenetevi forte. Il secondo meme è il bellissimo cervello di Mino che dice "stai dormendo?" e Mino dice "sì". Ma all'origine e Mino si sveglia come per dire "basta per favore questa domanda", perché ripeto ancora una volta, c'è cioè una risposta molto semplice. Sia io che Kiria, che Komaki, che l'uscia, lavoriamo, e quindi ci vuole tanto per scrivere il copione. Non siamo dei geni che copione fatto, 8 pagine, tutti mandano le cose doppiate e si fa. Purtroppo non funziona così. Magari funzionasse così, però no. Qui solo 8 commenti, benissimo. E cervello, stati muto che se no non dormo. Giusto, assolutamente realistico. Questo è un cuoricino perché... Bravo, esatto. Cazzo, è vero! Cuoricino, perché esatto, bravissimo. LOL! È vero, questo però è un cuoricino, il LOL non... No, meglio mi piace. Le origini sono la serie più bella che abbia mai visto. Cuoricino. Giusto. Qui non si può dire niente, alzo le braccia al cielo. Da quando non c'è Godex, sta serie fa schifo. Rimuovi. Questa sono io che penso "ma domani c'è l'origine". E non ci sarà, vedrai questo video. Prossima settimana, almeno spero. Surprise. Ok, andiamo all'ultima. E qui, ragazzi, ho detto, ok, devo essere un pochino più chiaro nel meme. Devo essere un pochino più... E ho messo il meme, quello famosissimo del piccione, quello... Che si incazza perché sente gli altri che dicono tipo sempre la solita cosa, sempre più invadente. E quindi ho messo "l'origine sta per finire, stiamo scrivendo, e poi arriva il corvaccio che dice ma l'origine! E ho 10 commenti qua e vedrete cosa c'è sotto. Lori,
Vai Mino, ti devo confessare una cosa, Mino. Lo sai che quando mi viene da dire UE, mi viene in mente la tua intro e la maggior parte delle volte la faccio pure. Comunque, viva Mino! I funghetti, Michelin e Pinuccio e la Minecraft origini. Vai Mino, continua così. Ho messo il cuoricino, se mi piace, giusto così, ma non c'entra niente con il meme. Ma ehi, ha detto vai Mino, continua così, sei grande, quindi giustissimo. Peppe, Mino, perché ci devi dare queste brutte notizie? Il bello è che questo progetto l'aveva inventato Godex e la sua parte è rimasta a metà. Succede. Grandi Mino, Lucio, Akira e Komaki, che proseguite la origini anche se sta per finire e qualcuno suona alla porta. Comunque, Grandi ha capito la cosa, che appunto stiamo continuando, quindi Peppe, guarda, ti do un cuoricino perché hai, cioè, grazie che hai capito che stiamo continuando in tutti i modi a farla finire. E devo aggiungere che le prossime serie, ragazzi, ve lo dico col cuore, non partiranno se non avremo tutto già scritto. Quindi dopo l'origini aspettate un attimo, ci saranno altre serie mini, ma la serie gigantesca partirà con calma. Abbiamo in mente molte idee, ma partirà con calma. Quando verrà fuori sarà una botta, arriverà. Viva Mino e viva l'origini, giusto? Io non ricordo mai quando esce l'origini. Mercoledì io, giovedì Kiria Komaki, domenica Lucia. Ah, ma io non ho ancora capito se Robrine è morto definitivamente oppure no. Boh, chissà cosa succederà all'ultimo episodio, mamma mia. Viva l'origini e viva Mino, giusto? Ma l'origini? Ah, scherzavo. Finalmente qualcuno che ha capito la battuta. Cuoricino. Oddio, spero che alla fine c'è il matrimonio di Nulla e Robrina e Glitch con Primo. Chissà cosa succederà all'ultimo episodio, mamma mia! E niente, funghetti, questi erano tutti i commenti di queste piccolissime meme, anche se non vi faccio leggere cosa c'è scritto negli altri episodi perché non mi ricordo. Questi l'ho fatti stamattina e quindi ce l'ho freschi. Quindi niente. Questo video era per un po' scherzare fra di voi, fra quello che scrivevate, tranquilli, non ho offeso nessuno, almeno spero. Ribadisco ancora che l'ultimo episodio è in fase di montaggio, potrebbe venire tipo una parte 1 e parte 2, capite che è grossa come cosa, quindi vogliamo far finire la serie nel migliore dei modi e ci vuole tempo, quindi abbiate pazienza. L'hype intanto aumenta e lo facciamo aumentare giustamente, quindi anche voi, cioè della serie, passate la cosa del tipo, cavolo, non vedo l'ora che esca l'ultimo video dell'origini che mi ci faccio le... Insomma, avete capito. Ci vediamo in un prossimo video. Da Mine è tutto, linea allo studio. Ciao funghetti.